E siamo a Country Live e io sono sempre in questa meravigliosa location che è il Parco Lonzina, il Country Road dal Parco Lonzina a Torreglie qui a Padova, e ho rapito Gianluca X DJ. Gianluca, è un piacere vederti. Ciao Tiziana, è un piacere mio. Allora, DJ di vecchia data, prima scherzando e ridendo, prima di accendere i microfoni e la telecamera, constatavo il fatto che chi gira nel mondo del country avete tutti delle camicie stupende. Allora mi chiedevo, ma nel momento in cui uno entra nel country cambia proprio tipo di abbigliamento? Voi nell'armadio avete 700 camicie tutte apposta per questo mondo qui? Allora, diciamo che quando ho incominciato l'idea era quella, poi dopo man mano andando avanti e vivendo le cose in una maniera diversa, adesso di avere... Questa ti dico, l'ho tirata fuori dall'armadio stasera, era una vita che non me la mettevo, ma adesso il 90% delle volte che vado a serate country sono vestito come vado a lavorare, quindi non è un... Non c'è un abbigliamento prestabilito, insomma. Poi è anche vero che ogni tanto mi capita di andare a lavorare con questa camicia, ma quello è un altro paio di maniche. E cosa ti dicono a lavorare? Perché hai un bellissimo toro d'argento qui di lato, cosa ti dicono? No, nulla di che, mi dicono, quella camicia lì dove l'hai trovata? Guarda, non mi ricordo neanche più dove l'ho comprata, però va bene così. Allora, siamo partiti con questa simpatica intervista, con questa dissertazione sul vestiario, ma in realtà la mia domanda voleva essere molto seria ed era la difficoltà di essere un DJ di country. Allora, nel country intanto uno, per come la vedo io, non è un DJ, è un selezionatore musicale. Ti piace come... È bellissimo, lo posso dire anch'io. No, sai, allora, nel country in realtà la figura del DJ vero e proprio non esiste, perché il DJ vero e proprio è quello, tra virgolette, se vogliamo metterla così, da discoteca che fa i passaggi di mix e robe varie. Nel country invece la canzone la devi far arrivare alla fine, perché sennò il ballerino si incavola, oppure la devi far partire al momento giusto, perché sennò se i ballerini non sono pronti in pista è un altro... E quindi lì io mi ritengo un selezionatore musicale più che un DJ. Poi dopo, vabbè, chiaro, io dopo faccio solamente two step, e quindi quando metto sui two step posso permettermi anche di non chiamarli, e tanto io quello faccio e quello è... Perché il two step non ha la particolarità della line dance, che devi essere in pista per quella quadratura, ma il two step puoi partire quando vuoi all'interno della melodia. Esatto, sono quei famosi quattro passi in sei tempi che hanno fregato tantissime persone, tra i quali anche me. Vabbè, questa è una trovia di maniche, però... Fregato perché io so quick, slow, l'ho studiato, in realtà non lo so mettere in pratica, ma teoricamente lo so benissimo. No, vabbè, fregato nel senso buono, perché alla fine ti dico, partiamo dal presupposto che io non sono un ballerino, della line dance me ne interessa il giusto, quindi ho detto, dopo 18 anni che sono nell'ambiente della musica country, ho detto voglio fare quello che mi pare, quindi metto su quello che mi piace, e quello che mi piace è il two step. È quindi... two step alla fine. Sì. Tu lo balli il two step, ti piace? Allora, per ballarlo lo ballo, non ne ballo 40 a sera, cioè, se me ne capita di ballare due, perché diciamo che preferisco metterli a ascoltarli più che ballarli, no, cioè, nel senso che se mi capita qualcuno lo ballo, non disdegno. Allora, però, io... Con la musica country e two step c'è anche il bancone, salute. Continuo a fare delle interviste in questo luogo dove tutti girano con dei bicchieri, io non capisco, non vorrei fosse una pubblicità negativa. Aspetta, la pubblicità negativa è quello se per caso io fossi qua con la bavina alla bocca e la schiuma della birra che mi è. In realtà no. Cioè, no, vedo che godi di ottima salute. Sì, esatto, cioè, io non mangio verdura, quindi sto benissimo. Giuro, È che voi non sapete, ma sono tutti qua di dietro che ascoltano e ridono che si schiantano, è solo per quello che è fatica a tenersi seri in questa intervista. Poi Gianluca è tremendo. Grazie Gianlu TX DJ. Seguitelo, dove ti trovano? Mi trovano tutti i martedì sera su WCR Radio alle 21 con una trasmissione che si chiama Blue Bonnet Seal, dove metto la musica che mi piace, e tutto Texas Red Dirt, ma anche folk americane, anche artisti che magari trovo per caso semi sconosciuti, li metto su. Io poi dopo ho anche nella pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, li taggo, e questi spesso mi ringraziano, mi dicono grazie di averci passato. Che meraviglia, grazie Gianluca, grazie, continuiamo con questa passione che si vede, che proprio emani. Grazie a te. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.